qui, stop, qui, dietro, hop, 1, 2, 3, 4, 5, dietro, hop, 1, 2, 3, 4, 5, dietro, hop, 1, 2, 3, 4, 5, fianco sinistro, sinistro, qui, pro, qui, e corsa, pro, qui, 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 pro, bella figura. Incamerata, rompete le sighe. Modosi. No, tu no. E perché? Perché no? Perché tu parlasti, chiedesti pietà, quindi parlasti, quindi hai finito la corsa. Quindi alzi 10 giri di corsa. Di corsa! Oh, qui, oh, qui, oh, qui, alza le gambe, sulle gambe! Oh, qui, oh, qui, oh, qui, oh, qui, alza le gambe, alza! Guarda, mannaggia, mi ha rovinato, ma mi ha fatto venire le bolle, guarda che roba, guarda, mi ha fatto venire le bolle, mi ha fatto venire che lo possi, ammazzare. Oh, ma che stai a fare? Non lo vedi. Ma che te ci stai a mettere? E ci sto a mettere la cremetta, no? La cremetta? Ah. Poverino, aiutiamo. Ma facciamoglielo noi. Lo curiamo noi, dai. Sì. Dai. Sei contento? Piano, piano. Piano che mi fa tanto male. Dai, passa, no? No, mi faccio il medico! Buono! Buono! Adesso vedrai! Oh, ma che mi avete fatto? Adesso che niente, passami la spazzola! Fermate! Aio! No, con la spazzola! Dai, il piattone! Aiuto, fermatemi! Aiuto, fermatemi! Dammi lo straccio, va! Fermatemi! Che bossi, no! Passami, aiuto! Dai! Guarda che bel lavoretto che gli abbiamo fatto! Non dormi? Penso alla mia ragazza. Te sei fatta la ragazza? Allora tradisci tua moglie. Ma no, è Laura. Per me non è mia moglie. È sempre la mia ragazza. Non puoi sbagliare mai. Se tu credi soltanto agli occhi tuoi. C'è una verità soltanto, una sola verità. Quando il sole nasce ad occidente, quando il fiume sale sopra i monti, quando vedi che sto per tradirti, sta sicura che tu stai sognando, perché sai. Mi darà, amore mio, ragione, non ti ho tradita mai. C'è una verità soltanto, una sola verità.
qua nessuno dorme. E invece guarda tu San Marco, russa che pare in trimotore. Ehi ragazzi, venite con me che c'ho un'idea. Venite. Piano, sì, sì, piano. Boni. Dai, piano. Dai che sì, vai. Per gli ultimi giorni di Naya, un'ora in più di libera uscita. Martedì, spettacolo a sorpresa organizzato dal comando del reggimento. Tutto questo succede. E poi da domani niente più istruzioni giù in cortile. Sì, salvo punizioni, eh. Vuoi dire salvo sergendo? Che avete detto? Un'ora in più? Sì. Ragazzi, organizziamo subito il programma. Il movimento. Andiamo a ballare. Sì, ma prima dovevamo trovare i ragazzi. All'Epop ci penso io. No. Grazie ragazzi, ma io non posso venire. E dai, già. Ma andiamo, perché fai così? No, non fai. Ma sì, per uno. Sono un insistente. Oh, ambedì San Marco. Uè, San Marco, già dormi, Ti sono venuti piedi piatti. Fate i furbi voi altri, Mi avete messo due a sinistra, fiori dei cani. Credevate di fregarmi con le scarpe, ma io esco lo stesso. E scarpe? Le scarpe? Ti vanno in po' strettine, Ma io cammino e dormo lo stesso. Allora, ci andiamo da questa pupe... Oh, ragazzi, io non posso vedere. Scusatemi! Scusatemi, ragazzi, ma il mio programma è già fatto. È arrivata mia moglie da Roma. Arrivederci. Ciao, San Marco. Ciao. Che rovina le mogli, peggio dei sergenti, andiamo. Vieni, San Marco. Andiamo, San Marco, muoviti. E corri. Oggi proprio non ti aspettavo. Sono arrivata all'improvviso apposta per sorprenderti. E con chi, secondo te? Con il caporale di giornata? Dove andiamo? Dove vuoi, sono libero fino alle 10. Hai il permesso? Una specie, sai, sotto il congedo ci abituano alla vita libera. E se resto con te fino alle 10, a che ora arrivo a Roma? Beh, dormi qua e parti domani. Sai, c'è un albergo a 200 metri. Oh, e Lina, resterà in pensiero. Scegli Laura, o me o la cameriera. Ma Lina è come una persona di famiglia. Allora scegli me e a Lina facciamo una telefonata. Signor sì. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei una camera. Mi dispiace, ma non fittiamo camere ad ore. Gianni, questo signore mi insulta e tu ridi. Ma io non ho insultato nessuno, signorina. Signora, prego. Sono suo marito. Ecco i documenti. Le chiedo scusa, signora Raimondi, la prego. Ma sì, certo, è lei, è Gianni Raimondi, il cantante. Non l'avevo riconosciuto. Ha ragione, a volte non mi riconosco neanch'io. A volte capita. Una singola condoccia per questa notte. Singola? Eh sì, purtroppo io dormo in caserma. E i bagagli? Non pensavo di fermarmi. Anzi, mi faccia trovare uno spazzolino e un dentifricio. Non dubiti, troverà tutto nella sua stanza, la 14. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Tu, quando io non ci sono, vai con le cameriere? Cosa dici? Beh, guarda i tuoi commilitoni. Si vogliono bene, come noi, no? Prendimi a braccetto, non voglio sembrare una cameriera a mezzo servizio. Poverino! Ti sei fatto male? No, casco sempre. Che
Che belli i bambini, mi fanno impazzire. Anche a me, specialmente quando strillano. Oh, andiamo a dar da mangiare ai cigni. No, aspetta un momento, prima diamo da mangiare a Gianni. Hai fame? Ho fame sì. Sai, ci saranno le istruzioni, le marce, le camere di punizione. Ma la naia fa venire un appetito. Sai allora cosa facciamo? Ti offro una pizza napoletana a Napoli. Offri tu? Sì, offro io. Ma quanto ci metti ad arrivare? Perché io questa sera non voglio far tardi. Ma sì, certo, faremo in tempo. È strano che Carelli non t'abbia più detto niente, sai? È sempre stato strano il tuo direttore artistico. Eppure 3 mesi fa aveva tanta fretta. Sembrava che senza la mia canzone dovesse fallire. Ma tu l'hai finita? Sì, devo limarla qua e là. Rivedere un po' le parole. Certo che lavorare in caserma, povero amore mio. Ma per fortuna fra poco sarò restituito alla vita civile. E allora Carelli se ne accorgerà. Tanto ci metto poco a cambiare casa discografica. Ah, non è mica necessario litigare. Signor Raimondi, Gianni, le dispiace un autografo? Anche a me. Grazie. Grazie. Carino. Anche la moglie è carina. Andiamo via, mi hanno riconosciuto. Se no mi fanno cantare una canzone. Ti spiacerebbe? Beh, ma è meglio che andiamo via. Dammi la borsa. Senti, Laura, adesso canto solo per te. Grazie. Voglio vedere se ti piace la mia canzone. Ci ho lavorato molto, sai? Vorrei tanto che ti piacesse. Vuoi ascoltarla? Sì, fammela sentire. Ma se il mio cuore spera, non sarà solo una chimera. Conto nel mio diario le notti e i giorni che ti portano via. Batte già l'orologio, le 3, senza te, senza me, che si fa quando il sonno non c'è? Si può piangere e sento sul cuscino il cuore mio che batte e disperatamente cerca te. Se il mio cuore spera, non sarà solo una chimera. Conto nel mio diario le notti e i giorni che ti portano via. Come ti sembra? È una canzone bellissima. Centone. Di castità. Ah-ha! Lo spiritoso fai. 200 giri di corsa nel cortile ti faccio fare. Al chiaro di luna. E così finisce di distruggermi. Sergente, tanto qui non ci sente nessuno. Ma lei è sposato? Sicuro, ma perché? Sa, è venuta a trovarmi mia moglie. Abbiamo passato una bella serata, poi io l'ho accompagnata in albergo. E poi si è fatto tardi, capisce? Capisco. Quando ero caporal maggiore è successo pure a me. Tanto non ci sente nessuno. 150 giri di corsa mi fecero fare. Sergente, si vuole rifare con me? Con nessuno mi voglio rifare. Ma la disciplina ci vuole! E io te debbo sbattere dentro, soldato Raimondi. Signor sì. Piantone, comandi, svelto! Levagli le moschine e sbattelo dentro! Buonanotte, soldato Raimondi. Buonanotte, sergente. Alla nostra età sul tavolaccio si riesce ancora a dormire. Andiamo, Gianni. Sì, grazie. Pronto? Ciao, Lina. Scusa se ti ho svegliato. Ma che svegliata? È da mezzanotte che vi sto aspettando. Vi ho preparato una cenetta.
Ah, sì? Rimanete là? Come sono contenta! Lei con lui e lui con lei, vicini, vicini. Ma no, Lina, non siamo vicini. Io sono nel mio letto e lui no. Come? Il signor Gianni non è con voi? Magari, è in caserma. Dorme buono buono nella sua brandina. Stare insieme a te non mi basta mai. È finita ma ricomincerei. Questo amore è un giocattolo e non potrà stancarmi mai. Fa morire, fa vivere questo amore che tu mi dai. Ma il petto di un giocattolo così è di mille lacrime d'amor. E ogni sera piango in mano a te quando tu mi lasci e te ne vai. Finita ma ricomincerei. Stare insieme a te non mi basta mai. Questo amore è un giocattolo che fa ridere e piangere. Facciamo il concertino notturno, facciamo, eh? Sergente, mi scusi, non canto più. Ti giuro che se ti sento solamente respirare coi capelli bianchi ti faccio uscire da questa prigione, eh? Signor sì. Aspetta, tanto non ci sente nessuno. Ma come si chiama questa canzone? Il giocattolo, sergente. Ah. Il giocattolo, il giocattolo. Ma io non gioco, però domani vi faccio giocare io. 50 chilometri a piedi vi faccio fare. E chiudete le finestre, pezze defettose. Spegnete le luci, con le pezze da piedi vi faccio giocare. Quest'amore è un giocattolo che fa sedere il piano. Piacere sentire, sicuro che poteva essere anche più vicino. Ti sei svegliato tutto a un tratto, San Marco. Silenzio! A me sta venendo un sospetto atroce. Ma siete sicuri che è in Italia sto circo? Ma doriavolo sta. Ma quanta da chilometri la vimma fa? Questo mi pare un circo fantasma. Ragazzi, non sarà mica il circolo polare arido. Questo qua io la faccio più. Uè, avanti, allora, io venite sotto. Ci rinuncio. A chi lo devo comunicare? Lo possiamo comunicare agli antenati del sergente? Lo cerco, lo cerco. Ma non la trova mai. E la fuminga. Ma non sta sto circo. A me non me ne importa niente del circo. Io voglio mamma, voglio. Voglio. Ragazzi, non ci crederete? No. Eccolo! Eccolo!
prego, signorita. Dopo i clowns presenteremo al pubblico un fuori programma eccezionale. Eccezionale, ma c'è tutto spettacolo eccezionale. Guardi un po' lì. Ecco, lo vede quel soldato? Quello a sinistra, verso la pista. No. Gianni Raimondo? Sì. No, su. Signore e signore, in mezzo pubblico che onora la nostra spettacolo è presente grande, formidabile cantante italiano. La Conde. Come fa a riconoscermi così da lontano? Con la divisa? Nonostante divisa militare, l'ha riconosciuta. Il nostro occhio di lince subito localizzato ospite d'onore, che preghiamo dedicare a noi, alle danzone. Signore e signori, Gianni Raimondo. Mi ritrovo davanti al pubblico dopo più di un anno e dovete credermi se vi dico che sono veramente emozionato. Vorrei cantarvi il mio vecchio successo, che senz'altro l'orchestra conosce, la fisarmonica. E spero che questo circo mi porti molta fortuna. Fisarmonica, stasera suona per te. La fisarmonica. Ma tu non piangere, non si cancella così. Torna più grande che mai il desiderio di te quando vive. Rivedo il tuo sorriso, ma le mani lontane non si stringono più. La fisarmonica sera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le tue. Fuori programma, continua il nostro spettacolo. Signore e signori, ho il piacere, ho l'onore di presentarvi la più bella, la più giovane, la più wunderbar delle cavallerizze di 5 continenti. Ecco a voi la massima brasiliana, signorina Maria da Costa. Thank you.
Calma, calma! Passare subito in carovana! Ma questo spettacolo da pubblico c'è un dottore! Grazie! Ecco, io sono un medico! Oh, prima molto bene, andare, andare, andare! Calma, 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 signori, calma, non succede niente! Spettacolo continua! Come sta? Non è niente di grave, soltanto uno shock piuttosto che la caduta. Oh, te. Tra qualche minuto si rimetteranno completamente. Ci sta stretti qua, per favore. Usciamo, così i ragazzi respireranno meglio. Già, permetti, vedi, le facciamo respirare, ragazzi. Deve respirare, no? Prega, prega, che dopo di lei, prega, generala. Mi raccomando, guardi bene mia malata. Certo che questa ragazza fa un esercizio molto pericoloso, eh. Già, ma io te mani mette rete di protezione. E la ragazza accetta la rete di protezione. E così il pubblico si accorge che lei ha paura. Io paura? Io metto rete di protezione per proteggere il pubblico. No, questa quasi ogni sera sbaglia esercizio. Invece di montare su cavallo, monta su una di pubblico. L'altra sera montate in testa a un ragioniere di Bergamo. Fate gira di 3 piste. E allora non è vero che lei è l'amazzone più brava di tutto il mondo, eh? Deve dire, io imbonitore. Lei pessima cavallerizza, pessima automobilista. Questa combina guai anche quando va a piedi, oggi devo... E allora perché non ha licenza? Dopo dire, padre ragazza, miliardario italo-brasiliano. Padre ragazza, comperate circa per capriccio di ragazza. Fastidi! Padre pezzo, Dio dritto, circa vive personale mangia. Io popo, dice vecchio proverbio tedesca. Padre Fezzo si nasce, direttore papoten si diventa. Allora, riprese, Sensi? Non ancora. Se ne va, sole le lascia. Cos'è successo? Dove sono? Sul lettino della mia carovana. L'ho investito io. Con la sua automobile? Ma no. Ah, lei è la Mazzone. La più bella, più giovane, più brava cavallerizza dei 5 continenti. Non è vero. Sono stata io a riconoscerla e a farla cantare. Ho tutti i suoi dischi che porto sempre con me. Ringraziando il cielo, questo servizio militare sta per finire. Così adesso il signor Gianni torna a casa e finalmente può sentire le mie poesie. Lina, sai che comincio a essere un po' gelosa di te? Di me? Signor? Che è? Niente, è passato, un capogiro. Oh, ha aspettato un bambino. Ma va, Lina, ma cosa dici? Ah, vabbè, però domani andiamo dal dottore. Voi tenete una faccia che non mi persuade. Oh, Lina, vuoi saperne più di me? Insomma, io non aspetto un bambino. Auguri, giovani. Auguri da parte del signor generale. Auguri da parte di tutti gli ufficiali, i sottufficiali. Auguri a voi, alle vostre famiglie. Auguri per il vostro avvenire. Sergente, la vorremmo salutare. Senza rancore, né dall'una né dall'altra parte. Ma quale rancore? Il nostro dovere abbiamo fatto. Veramente abbiamo fatto anche le corse. Un bottandine. Anche quelle servono. Ve ne accorgerete nella vita che è tutta una corsa. Beh, adesso andatevene. Liberi cittadini siete. Allora, sergente, la verità, le dispiace che ce ne andiamo? Conghi si mette a strillare adesso, Conghi! Con quelle che verranno dopo, no? Prestissimo saranno qui e tutto... Buon lavoro, allora. E arrivederci, sergente. Tanti auguri. Grazie, e arrivederci. Tanti auguri sinceri anche a voi. Grazie, sergente. E mi raccomando, fatevi onore nella vita. Dritti! Petto in fuori, testa alta e pancia dentro! Il saluto lo voglio vedere marziale! Marziale! Intesi? Via di corsa, marsch! Ancora saluti, tutti qua saluti, eh? Stasera, non vorrei che il sergente mi richiamasse indietro. Sono 3 giorni che vi aspetto qua. Qua ci aspetta. Qua, si va a salutarci, no? L'indirizzo ce li siamo scambiati. Ognuno ritorna per la sua strada. Oh, senza tanta commozione, ci vedevo qualche volta. Gianni!
La cavallera. Poi ragazzi, io devo andare, ciao. Ciao, arrivederci, ciao. Arrivederci. Ciao Gianni, arrivederci. Ciao, ciao. Amico. Scrivetemi, ragazzi. Ma mi hai visto. Stavamoci attenti. Non l'avevo riconosciuta. Anche perché non speravo proprio di rivederla. Ma come mai da queste parti? Beh, sapevo che andava in congedo e volevo approfittare di quest'ultimo giorno per chiederle un favore. Ah. Se non le dispiace, vorrei un autografo sulla copertina dei suoi dischi. Ah, certo, con piacere. A Maria, con simpatia. Ma lei non dovrebbe essere al circo. Smontiamo, partiamo stasera. Io invece parto adesso. Vuole che l'accompagni? È una macchina sicura, sa più dei cavalli. No, la ringrazio. Ma aspetto mia moglie, dovrebbe essere qui da un momento all'altro. E se mi trova qui con lei? Ma mia moglie non è gelosa. E poi è abituata alle mie ammiratrici. Ciao! Ecco, sono contento di averla rivista. Tanti auguri per il suo lavoro e arrivederla. Arrivederci Gianni, auguri anche a lei. Grazie. Ma la mia canzone è pronta. Fra arrangiamento e registrazione non richiederà più di una settimana. Carelli, sono fermo da più di un anno. Non posso correre il rischio di essere dimenticato. Devo rifarmi vivo e subito. Sì, certo. Certo, anche questo è vero, ma... Ma devi lasciarmi il tempo di studiare un rilancio come si deve, no? Il mio rilancio è la canzone stessa. Beh, fino a un certo punto, eh? Non ti è piaciuta la canzone? No, non ho detto questo, però bisogna giocare sul sicuro. Ed è nel tuo stesso interesse. O nel tuo interesse. Le mie canzoni hanno fruttato milioni di dischi. Lo so. Ma non mi hanno arricchito. Per il contratto di esclusiva che ti ho firmato. La mia vera fortuna è stata sempre la simpatia del pubblico. Allora lasciami difendere almeno quella. Già. Buongiorno. Sei preoccupato? No, la canzone poi gli è piaciuta. Ma c'è un'aria diversa lì alla casa discografica. Un sacco di nuovi cantanti, tipi strani, con le barbe, le catene, tutti mascherati. Io sono così... Sono così, ecco. Così sporco? Credi che io sia passato di moda? Chissà se piace ancora alla gente. Ma va là, Raimondi, con quella voce e con quella canzone dovrebbero essere pazzi, completamente pazzi. Senti, ma se diventassi povero, tu mi ameresti ancora? No, divorzierei. No, Lina! Lina! Il caffè. Quando consorta e consorto fanno il tè-tè-tè, non si deve disturbare, nemmeno col caffè. Mettili quel caffè. Non fa niente, Lina. A me uno di zucchero. Avete visto? Glielo dicevo che la vita militare l'ha cambiato. Prima ne voleva due e mezzo. Sono ingrassato, Lina. Ma che dite? Vi siete fatto un fisico da maschio prepotente. Lina? Vuoi portare dentro queste carte? No, un momento, aspetta. Fammi guardare un po' prima. Ma no, sono tutte carte alla rinfusa, non c'è bisogno che le guardi adesso. È una cosa tutta disordinata. Ma sono tutte delle carte in disordine, non hanno... Ma ci do solamente un'occhiata. Ma non date retta, le vedete un'altra volta, no? Allora non me le volete far vedere? Ma no, allora le voglio vedere. Grazie. Vai pure, Lina. Accidenti. Queste sono le tasse. E questa è la casa. Ma come si fa? Queste sono tutte tasse da pagare. Sì. E queste sono le rate della casa. Sì. Ma qui è un disastro. Beh, se devo dire la verità, siamo proprio agli sgoccioli. Adesso c'è la canzone. E se la nuova canzone non ci fosse? Come non ci fosse? Ho paura che Carelli non abbia più fiducia in me. Cambia discorso, perde tempo. Mi ha proposto una tournée in certe balere. E tu? Accetti? No. Sì, la capisco, Laura.
La capisco. Ma mi creda, ci sono dei momenti in un'azienda come la nostra in cui ci si trova con le mani legate e... Lei non ha capito niente, signor Carelli, o finge di non capire. Gianni è uscito di casa come un pazzo. È avvilito, sfiduciato. Dopo i milioni che vi ha fatto guadagnare, avrebbe il diritto di essere sostenuto da voi. Se per incidere la sua canzone avete paura di rischiare i soldi dell'orchestra, bene, la paghiamo noi. Si calmi, si calmi, si calmi. Va bene. Incideremo la canzone. Glielo può dire. E presto, a giorni. Bene. E allora? Ah, e mi saluti il nostro Gianni. Hai sentito? Sì. Se non vogliamo rischiare, l'orchestra la pagheranno loro. E i milioni per la matrice, la stampa, le copertine, la pubblicità, chi li paga? Ma lei le ha promesso che avrebbe... Che ho promesso? Che incidiamo la canzone? Già. Bene, e noi la incidiamo. Sul nastro. E sul nastro rimane. Sì, pronto, Carelli. Non hai mangiato niente? Non ho fame. Ma non puoi fare così. Mangia qualcosa, fallo per me. Sono 15 giorni che ho inciso la canzone e il disco non è ancora uscito. Bisogna avere pazienza. È inutile prendersi in giro. 2 anni fa non facevo in tempo a inciderli, che già i miei dischi erano in tutti i negozi. Bisogna guardare in faccia la realtà. Io come cantante sono ormai finito. Ma non dire queste cose, amore. È un momento difficile perché sei stato lontano tanto tempo. Ma non devi arrenderti. Devi combattere come se ricominciassi da capo. E come combatto? Mi metto a cantare agli angoli delle strade, davanti alle osterie. Oh, come sei catastrofico. Se non è una catastrofe, ci manca poco. Dobbiamo soldi a tutti. Siamo carichi di tasse. Pronto? E rate da pagare, sì. Senza contare tutti i debiti che abbiamo. Il signor De Janeiro. Come? Il signor De Janeiro. E chi è? De Janeiro. Pronto? Sì, sono io, Gianni Raimondi. Dal Brasile. Dal Brasile? Dal Brasile? Sì, sento. Mi dica, mi dica. Certo che mi interessa. Quanti mesi? 4? Ah. Sì, sì, d'accordo. Certo che accetto. Dopodomani. Accidenti, che organizzazione. Avete già prenotato la cabina. E guardi che io ho anche mia moglie, però, eh. Ah, va bene, allora lei mi raggiunge dopo in aereo. Vuol ripetere, presto, per favore? Via, carta e vuol matita, ripetere? Presto. Signor Mendoza. Mendoza. Avenida Fuencarral. Ocho. Come ocho? Vuol dire otto. Ah, otto. Allora d'accordo, Avenida, va bene, certo. Arrivederci. Mi ha detto, hasta la vista. Ma chi era? Era un impresario sudamericano che mi ha proposto 4 mesi di tournée in Brasile. 5 milioni di anticipo subito! 5 milioni! Oh, per la brasilero! Canterai mattina e sera! Questa l'ho fatta con le mie mani, spero che ti piaccia. Guarda che combinazione. Domani parti per il Brasile e alla radio trasmettono musica sudamericana. Eh sì. Mi spiace che io parta. Beh, salti di gioia non ne faccio. Dispiace anche a me, Laura. Se vuoi ci rinuncio. Ma cosa dici, Gianni? Questo contratto è la nostra fortuna. Potrei ricominciare qui, nel mio paese. Finiscila. Sei tu che mi svegli al mattino e la notte mi dici che per te sono tutto, sai perché? Io per te, io per te morirei, per quegli occhi vivrei.
Ma... Sono io, torno a casa. E il circo? Finito. Tutto finito. Come mai? Ogni sera mandavo all'infermeria due spettatori. Non bastavano più i lettini. Ce l'hanno licenziata, eh? Ho tagliato la corda prima che ci scappasse il morto. Ma non sentirà la nostalgia dei suoi cavalli? Li troverò in Brasile. Sono già in viaggio con una nave da carico. Io invece ho portato le mie canzoni. 4 mesi di tournée. Magnifico. Sono certa che il Brasile le piacerà. Anch'io non vedo l'ora di arrivarci. Ecco. Non posso vedere quella sedia vuota. Siediti tu, fammi compagnia. Ma certo, signore. Grazie. Come la capisco in questo momento? La solitudine è brutta, fa tristezza. Io lo so bene. Perché mi ricordo quando il mio primo fidanzato partì per un lungo viaggio e io rimasi... mai che parla fa. Signore, voi non mi guardate proprio. E voi state sempre a pensare al vostro amore lontano. Poverino. Tutto solo su quella nave. È così timido. Non conosce nessuno. Chissà come si annoierà. 10! Vediamo cosa fai tu, eh! Ma che ci sto a fare qua? Care, signor, ma mi sento le piatti, stai, appoggiatevi, appoggiatevi. No, assetatevi. C'è la sedia là, qua, mettetevi seduti, piano. Oh, signor, che vi sentite? La testa. Madonna mia, mamma mia. Ma aspettate, signor, aspettate un momento. Ma fosse... Penso proprio di sì. Oh, mamma mia, che bella cosa, che bellezza. Io ve lo dicevo che aspettavate un bambino. Domani mattina, presto mi fate visitare dal ginecologico. Mare, sempre mare. Sono 10 giorni che navighiamo. Ancora pochi giorni e potrai gridare terra, come Cristoforo Colombo. Adesso che ci penso? Mia moglie arriverà molto prima di me in aereo. Viene in Brasile anche tua moglie? Sì, la conoscerai, è molto simpatica. Ha 2 occhi che ridono sempre. Sono sicuro che ti piacerà e diventerete subito amiche. Sei molto innamorato di tua moglie. L'amo molto. Andiamo. Mare, sempre mare, però è fantastico. Magico. Ti isola da tutti, ti fa dimenticare il mondo. Posso chiederti un favore? Sì. Mi canti una canzone mentre guardo il mare? Certo. Amo una donna soltanto e non cerco nessuna. Dolce così come lei ne conosco una sola. Di tante al mondo solo lei la pensa come me. L'amore è bello solo quando c'è. E se non c'è è meglio dirsi addio per sempre che soffrire nel silenzio stando accanto a chi non t'ama più. La mia ragazza sa che se dovrà finire troverà. La mia ragazza sa che se dovrà finire un'altra donna ci sarà. Mi ama sempre più perché così è sicura che mai più mi perderà. Per questo sto con lei, io sto con lei. Troverà la mia ragazza.
io sto con lei, io sto con lei. Grazie. Sì, signora. Lei aspetta un bambino. È da 5 mesi. Ma com'è possibile? Succede. Sono casi eccezionali, ma succede. E lo stato già di per sé stesso interessante. Va controllato per tutta la gestazione, che come la sua non sarà facile. Ma io tra 2 settimane dovrei raggiungere mio marito in Brasile. Purtroppo dovrà rinunciarci, signora. A parte il cambiamento di clima che non le gioverebbe... Lei ha bisogno di riposo e della massima tranquillità. Beh, pazienza. Quando è così me ne starò tranquilla a Roma. Brava. E non si faccia vincere dalla tentazione di raggiungere il suo maritino. Non dubiti. Tengo molto a mio marito, ma al bambino che aspetto soprattutto. Dite? Avanti, avanti. Dite. Signor Presidente, sia ragionevole. Sia ragionevole. Ah, bene, bene. Mi compiaccio. Di che cosa? Che avete una zia ragionevole. No, no, io no, non zia. Non mia zia sorda. Ah, e a me che me ne importa? Ah, gli ha detto sia ragionevole. Lei sia comprensiva. Ah, sia ragionevole. Io. Yeah. E voi dite zia ragionevole. È possibile piantare grande circa in mezzo a una strada. E dove lo vogliamo piantare? In un appartamento? Non potete abbandonare oggi domani, Cerco. Solo per capriccio vostra figlia si fate fare cavallerizia. Ah, Mr. Crow, mi dispiace, ma voi non avete capito un bel niente. Mia figlia purtroppo non sa fare né lo stufato né la cavallerizza. Sa fare solamente i capricci. Beh, è giovane, che ci devo fare? Ha voluto il circo e io glielo ho piantato. Non lo vuole più, e che devo fare? Lo smonto. Pensi un solo momento, 200 artiste famate, 200 animali affamate, cosa da loro io da mangiare? E voi aprite le gabbie, liberate le belve. E così o gli animali si mangiano gli artisti, o gli artisti si mangiano gli animali. Quelli che restano li manderemo al giardino zoologico. Ma se io mangio queste faccio solo piccole merenda, due cattive come Nerona. Vostro cuore non buono. Già, adesso per farvi piacere io chiamo il professor Barnard e mi faccio trapiantare un cuore nuovo. Mr. Crow, con il cuore buono i miliardi non si fanno. E io li ho fatti, e ne ho fatti tanti, caro voi. No, no. Già. Sapete che cosa facevo io quando sono arrivato in Brasile? Nine. No, il lustra scarpe. Stavo in ginocchio con la scopetta, con la pezza, lucidavo. Possibile lucidare senza sputazze? No, io non sto sputando, ho fatto finta. Mi arrivate tutti bagnati qui in mezzo a cervelletti, no? Evidentemente, ma sarà scappato, scusate tanto. E voi venite a parlare di cuore a me, ma fatemi la cortesia. Alla fine poi il capriccio di mia figlia è dato da mangiare per un anno a un'infinità di persone. Adesso non mangiano più. E che ci volete fare? È la vita, caro mio. Amaro, vita amara, specialmente per me. Direttore di circa si conta del suo dito, senza lavoro, senza importanza, senza comando, io. Oh, Mr. Crow, smettetelo, perché se no mi fate piangere. Molto commovente, vero? Sì, ma non piango per la commozione, piango per la rabbia e vi sputazzo in testa veramente. Parliamoci chiaro, amico mio. A voi del circo non vi importa niente. Voi state pensando alla vostra pagnotta. Io? Anch'io sono figlio di Tio. No, voi siete figlio... Voi siete un figlio del grande Reich. Io voglio... Volete una divisa, Volete un berretto gallonato. E io ve lo do. Che divisa, che berretto? Da comandante, vi sta bene? Ah, da comandante?
Sì, farete parte del mio esercito, perché se non lo sapete, caro Mr. Kron, questo ex Lustrascarp dà lavoro a un esercito di persone. E lo so, il cacchio in ma, che la Madonnina la chieda da tanta, tanta fortuna per cent'anni. Come, cosa avete detto? Io dite lei cuore mano che Madonnina dia lei fortuna per cent'anni. Io? No, non mi cambiate le carte in tavola, voi avete parlato un'altra lingua. Voi avete parlato longobardo. Beh, io una spezia longobardo, anch'io spezia longobardo. Quando mia nonna date soldate, durante l'impero austro-ungarico date a Milano e conosciute donna longobarda. Io senza colpa, come lui senza colpa. Mister Crow, giù la maschera. Ebbene sì. Puro baffo. Mi chiamo Luigi Brambilla. Sono nato a Milano il 21 giugno 1928 in corso Garibaldi. Lavoravo alla Brera, poi per via della canetta di vetro mi hanno licenziato. La canetta? Sì, si dice canetta di vetro della spina dorsale che non si piega sul torno, ecco. Ah. Allora per vivere ho fatto tanti mestieri come voi napoletani. Ho fatto l'olandese con i soccoli. Ho fatto anche l'indiano, il fachiro sui chiodi. Un male, va, che roba. Ah, siete dimagrite, eh? E quelli sono stati i chiodi. Hanno sgonfiato la camera d'aria. Ho perso un po' d'aria. Poi fate anche tetesche, yavol. Ah, è bravo. Ma adesso so cosa ci dico, signor Presidente. Sono proprio contento che lei mi abbia scoperto. Sì, Eh sì, sono contento perché finalmente avrò finito di fare il tedesco. Voi le dura a fare il tedesco, 24 ore al giorno, sempre diritto a parlare. Vai, vai, vai! Alla sera c'è tutta la gola rossa. Poverino. Finalmente potrò parlare in milanese. Eh no, mio caro Longobardo. A parte il fatto che quando parlate tedesco vi capisco meglio. Adesso dovete continuare. Cosa? Sì, sì, dovete continuare, perché voi siete stato l'unico a farmi fesso per un anno. A me, che ho fatto fesso a mezzo Brasile. Ho fatto fesso. Ma che figura ci faccio io? Caro Mr. Kron, se volete continuare a stare al mio servizio, dovete continuare. Dovete essere tedesco onorario per tutta la vita. Oh, signor. E guai a voi, eh. Guai a voi se lascerete scoprire la verità. Sì, sì, sì. Mr. Kron, vi faccio morire di fame. Sì, sì, signor Presidente. Possibile fare tedesche senza baffo? Nein. Come non detto? Io. Jawohl! Signor Raimondi, signor Raimondi, signor Raimondi. Che c'è? Siamo arrivati a Rio. A Rio? Quando siamo arrivati? Poco fa, quasi tutti i passeggeri sono scesi a terra. Sicuramente non ho sentito l'altoparlante. Mi dia una mano a fare le valigie, per favore. Certo. E prenda quella roba che è nell'armadio. Buongiorno, signor. Buongiorno. Buongiorno, sono Gianni Raimondi. Ah, lo stavamo aspettando, signor. Ha fatto buon viaggio? Ottimo. Le abbiamo riservato l'appartamento 234. Ah, bene. Molto confortevole. Grazie. C'è un cablo per lo signor. Il signor Raimondi? Sì. Sono Roberto Mendoza, direttore commerciale della Rio Music. Ah, molto lieto. Anche per me. Ci siamo conosciuti per telefono quando l'ho chiamata a Roma. Era lei? Sì, legga, prego, legga pure. Corrispondenza ante todos. Scusate, di che si tratta? È mia moglie che mi annuncia il suo arrivo. La vedo contrariata. Ha rinviato la partenza, purtroppo. Mi dispiace. Io sono qui, signor Raimondi, per porgere il benvenuto al nome del nostro presidente e mettermi a sua completa disposizione per tutto ciò che può servirla. Grazie, lei è molto gentile. Sì, il presidente avrebbe piacere di conoscerla al più presto, appena lei sarà riposato. Mi sono riposato anche troppo. Sì. Se vuole possiamo andare anche subito. A suo piacimento, prego, a questa parte. Venga, lei conoscerà un uomo eccezionale, unico al mondo. Ecco, guardi. Qui inizia il complesso delle piccole imprese del presidente, che sono tante, senza contare le altre grandissime che tiene sparse per tutto il Brasile. Ma quali sono queste altre imprese del presidente? Tutte non le so nemmeno io, non le sa nessuno, ma c'è l'edilizia, una catena di giornale, sì, e poi c'è una flotta mercantile, una fabbrica di aerei, una fabbrica di cannoni, fabbrica di peperone sott'olio, una ferrovia nel centro-sud, e poi c'è una fabbrica per uso proprio di cacio caballos, che poi sarebbe il provolone caballeros. Ah, una fabbrica di cavalli? No, formaggio provolone. Formaggio. Muy bueno. Insomma, bueno. C'è un sacco da fare sto presidente, eh?
No, 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 sono io che faccio. Lui è la mente, la gavezza, tutta gavezza, tiene una gavezza tanta. Ecco, questo è via Getulio Vargas. Vi sono le direzioni generali delle grandi imprese. Ecco, qui vi sono gli uffici della sua flotta aerea e mercantile. E qui le redazioni di tutti i suoi giornali. Questa è la direzione generale della cartiera che fornisce il poligrafico di Stato. Ma comanda tutta Rio allora? Tutta Rio, è la mente. Ma io il braccio che ha fatto questi grattacieli. Tutti lei, signor Mendoza? Tutti io, li ho diretti tutti io. Ma lui è il capatazzo assoluto. Qui poi c'è un laboratorio, il famoso laboratorio di cibi concentrati. Ma guarda tu, da questo palazzo escono i futuri cibi in pillole. Da questo palazzo fatta a barattolo. Qua per esempio facciamo stuzzicadenti di madera flessibile, che poi sarebbe il legno brasileiro stagionato. È padrone di 120 grattacieli, fabbrica di grattugie, di grattachecca. Dove c'è la parola gratta, c'è sta lo zampino del presidente. Ecco fatto, sì. Voglio vedere adesso come te la cavi tu che dici di essere tanto bravo. Di essere tanto bravo. E poi? Ricapitola. Caro Pasquale, la mia mossella è l'alfiere al 21 al quadrato 29. Adesso voglio proprio vedere come te la cavi tu che dici di essere tanto bravo. Attendo la tua mossa per via Italcable. Saluti affettuosi, eccetera, eccetera. È l'indirizzo. Ma me lo domandi un'altra volta. È il solito, no? Cavaliere Pasquale Pezzullo, Vico Scassacocchio, numero 22, Napoli, Italia. Che Napoli non sta più in Italia? Sì. E tu dici no? Ah già, è il TIC. È il codice. Il codice penale me lo fai rasentare tu. Qualche volta di questo ti rompo una torre in testa. Già, ma la colpa è mia, con tanta gente normale che tengo intorno a me. E fai il cambio con una lingua e piecora. Oh, guarda chi si vede. Raimondo. Vieni, vieni. Ma guarda. Siedi, siedi, che piacere. Sono contento che lei mi abbia riconosciuto. E come faceva a non riconoscerti? Con tutte le tue fotografie che mi invadono la casa. Sono lusingato che lei sia un mio fan. No, non ti lusingare, io non sono un tuo fan. Sappi che a me non mi piace né la musica leggera né i cantanti. E fai il discografico? Beh, e che vuol dire? Faccio il discografico, io c'ho pure l'appalto della Nettezza Urbana per tutto il Brasile. Ma questo non significa che mi piace farmi rotolare nella mondezza, eh? Lei ha un curioso modo di dire le cose, signor? Eh? Signor? Da Costa, José da Costa, che poi significa Giuseppe da Costa. Strano però. Che, non ti piace il mio nome? Ah, dimmelo subito perché io lo cambio immediatamente, sai. No, no, è che ho conosciuto una signorina che si chiama Maria da Costa. Ah, sì? E chi è questa? Ciao, Gianni. Maria. Ciao, papà. Mia figlia. È lei la tua fans. Ho lasciato il circo per dedicarmi alla casa discografica. Ma allora m'hai fatto scritturare tu? Se c'è qualcosa che non va nel tuo contratto, puoi rivolgerti a me. Ah, io non c'entro. Bene, direttore. Ma quando comincio a cantare? Quando cominci a cantare? Fra pochi giorni. Sto organizzando una tournée. Così lo portiamo un po' in giro. Ah, stai attenta che questa ti porta in giro per davvero, sai. Tu ancora non la conosci? A me che sono Giuseppe da Costa, detto José, e sono il padre. Questa piccola birichina, che ti voglio dire, mi ha ravutata, mi ha impapocchiato. Già, tu non sei napoletana, non mi puoi capire. Mi ha girato dentro fuori come ha voluto lei. Tua moglie è arrivata? No, ha dovuto rimandare il viaggio. Non sa quando potrà partire. Ah, sei sposato? Sì. E quanti figli hai? Ancora nessuno. Male, male, figlio mio. I figli ci vogliono. Magari delle peste come la mia, ma ci vogliono. Visto che sei libero da impegni familiari, ti porto a vedere un po' di Brasile. Vieni. Aspetta, non vogliamo offrire niente a Gianni. Ciao, presidente. No. Aspetta un momento. Buongiorno, presidente. Ti raccomando, stai attento alle contravenzioni. Va bene, papà. Thank you.
difficilissimo questo sport. Imparerai anche tu. Diventerai un campione. Non credo che ne sarò capace. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Tu sapevi che io partivo con quella nave? Sì. Te l'hai presa per fare il viaggio insieme a me? Sì. E perché? Perché 4 non fa 3. Oggi siamo veramente soli per la prima volta. Hai ragione. Anche per me è come se non ci fosse più nessuno. Proprio nessuno? Scusami. Volevo dire solo con i miei pensieri, con me stesso. Solo con te che cominci ad essermi veramente cara. Soltanto cara? Beh, cara è una parola molto importante, sai. Vuol dire tante cose. Andiamo. A proposito, Maria, questa mattina tuo padre mi ha mandato un assegno. Ma io non ho ancora lavorato, non ho ancora cantato. Non mi sembra giusto. Non preoccuparti, Gianni, sarà soltanto un anticipo sul contratto. Andiamo? Vedi, quello è pan di zucchero. Dove siamo stati ieri? Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un donna che non ho forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio, che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te. Cent'anni se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna, ci vuol più, molto di più. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano. Quella donna sei tu, che sarà di me, se perdo anche te, se perdo te. Ah,
Pronto? Pronto? Sì? Sì? Gianni? Sì, Gianni? No, no, sto bene. Sono sveglia, qui è mattina. Io qui sto per andare a letto. Senti, Laura, pianta tutto e prendi il primo aereo per Rio. Ho bisogno di te, vieni qui. Purtroppo bisogna avere pazienza. Perché? Che cosa è accaduto? E la Lina? Le sono venuti gli orecchioni. E non posso lasciarla. Ha la febbre alta. Non posso più stare solo. Appena posso, arrivo immediatamente. Va bene, tesoro. Amore, ciao. Signor, scusa. Signor, ma non potevate trovare un'altra scusa? Proprio a me ma vita fa venire più. Buenos días, signor presidente. Buenos días, Mendoza. Novità? Che bella. Vi piace? È una tenda meravigliosa. Ma che tenda? Questa è una vestaglia, l'ho comprata a Bahia. Una vestaglia? Ehi. E allora ci vorrebbe la cintura nera. Sì, così vado facendo un judo. Ma state no, per differire un po' i colori. Che differire, voi non capite niente. Pronto? Sì, vicino Lago da Costa. Un momento. Mille azioni di una miniera di diamanti. Ah, diamanti, diamanti, sempre diamanti. Va bene, comprate però dopo basta, Mendoza? Sì, sta bene, comprate. Signor Presidente, posso azzardare? Azzardare. Io vi consiglierei di non sdraiarvi. Perché? Sembrate un materasso. E voi sembrate non ce la dai. Ma guarda confidenza, né Mendoza? Fatevi fatti voi. Sì. Di che vi picciate? Sì, pronto? No, no, è occupatissimo. Ah, un momento che riferisco. Due sommergibili atomici cinesi. Col dazio o senza dazio? Non lo so, ora domando. Pronto? Ma il dazio glielo paga. Ah, bene. Riferisco. Franco di porto, c'è solo la tassa sull'entrata. Bene, va bene. Comprate però senza l'equipaggio cinese, chiaro? Sì. Va bene, comprate, ma senza l'equipaggio cinese. Come? No, un momento, riferisco. Nemmeno il cuoco. Oh, cuoco, non lo voglio. Avete capito, Mendoza? Senza cuoco cinese, non lo voglio. Sì. O mangiare cinese, o schifo. No, no, senza cuoco cinese, non lo vogliamo. Bene. Pronto? No, è in riunione. No, no, aspettate un momento all'apparecchio. Signor Presidente? Signor Presidente? Signor Presidente? Signor Presidente? Il film in mezzo alle gambe. Nada, obbligato. Niente giacca, niente cravatta. Sono in relax. Signor Presidente, ci sarebbero 8 quadri di Raffaello e 2 statue di Michelangelo, no, mi interessa. È possibile che non si può stare tranquilli nemmeno qua. No, se ne parlo domani, quando torno da Bogotà. Pronto? Pronto? Dite ai signori Michelangelo e Raffaello che se ne parlerà domani. E adesso dobbiamo andare a Bogotà. No, no, vado io a Bogotà. Ma perché, non vengo anch'io? No, tu no. E perché? Perché no? Bom. Ui. Comandante Grand Aeroporto, York! Chiede scusa, piccola zivolata, York! Ma che avete combinato? Che cos'è questa divisa? Questo è il mio modello originale, fate mie spese. Posso la divisa è troppo stretta, troppo ridicula, York! Ah, perché questa non è ridicula, ma fatemi la cortesia. Voi sembrate un personaggio napoletano. Napoleona? Garibaldi. Senza barba, Garibaldi? Personaggio napoletano, tipico, Pazzariello. Oh, Pazzariello con Gagavela, io, Pazzariello, e tanto per complimenti, io. Ma che complimenti, che significa questa pagliacciata? Guardate quanti aggeggi, l'ancora, l'aquila, la locomotiva. Che significa sta roba? Io generale vostra aviazione privata, ammiraglio vostra flottiglia pescherecci. Io capostazione vostra ferrovia centro-sud. Pure? Io? Bene, allora già che vi trovate, sorvegliatemi pure il mio autoparco. Io provvedo subito a mettere automobile sul mio braccio libero, io. Ah, bene. Adesso mi volete dire perché siete venuto? Vostro aeroplano con pilota pronto per decollo in Bogotà, io. Ah no, mi dispiace, io rimando la partenza di un'ora perché voglio fare un poco di relax. Jawohl! Auf Wiedersehen. Non ve ne andate, che volete? Io è venuto anche per mia faziende personale. E parlate. Possibile parlare a quattro occhi? Faziende molto delicate, senza Mendoza. Mendoza, avete sentito? Fatemi la cortesia, lasciateci soli. Come volete. Mendoza! Tedesco! A
Non c'è nessuno! Bici? Dammi il plazzo. Ecco, detto la parroccia. Possibile parlare qua Torchi? Beh, e se n'è andato Mendoza, siamo soli, no? Se lei non leva occhiali, sono sei occhi. Spiritoso il milanese. E menzi plazzo. C'è un presidente. Ehi. La fastidio mia baffa? No, dà fastidio il fiato nell'orecchio. C'è un presidente. Michi. No, 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 parlate tedesco. Tedesco, se no se ne accorge Mendoza. Au fine se Mendoza, io. Non c'è nessuno. Dite, signor presidente. Io generale di vostra organizzazione, ma mio stipendio di caporale. Beh? Non vi conviene, volete essere aumentato? Possibile avere stipendio di generale? Non possibile. Barum? Barum, io adesso vi degrado e vi rimando a Milano. Come ne dite? Io continuo a prendere stipendio di caporale. Porca boia. Sono caduto una seconda volta. Ho visto. Sono un monello. Scusi la confidenza. Che c'è? Ma io su quel tedesco ho qualche dubbio. Ma ti sei accorto di qualche cosa? No, ma non mi sembra tedesco, deve essere un incrocio. Ma come fai a dire così? Io suppongo. Che fai tu? Suppongo. Ehi, te cacci! Non devi supporre niente, hai capito? Quello è un tedesco autentico. È un longobardo puro sangue. Hai visto il baffo? Quello è cugino di terzo grado di Hitler. Ma sarà. Che hai, Gianni? Ho firmato un contratto. Sono qui da più di un mese. Prendo i soldi e ancora non ho visto un teatro. Non sono venuto per fare il turista. Devo cantare. Ho bisogno di cantare. Canterai, Gianni. Te lo prometto. E tutto cambierà, vedrai. Cambierà questo vento che è contro di te e che fa lacrimar gli occhi tuoi. Un giorno o l'altro, prima o poi, cambierà. Soffia forte, vedrai, se ne andrà la tristezza che dorme con te. Se ne andrà via, chiudi gli occhi e soffia forte. Stringi i pugni e soffia. No, sia ben chiaro, la stazione televisiva di Rio de Janeiro l'ho comprata io stamattina, ve l'ha detto il direttore, sì o no? I programmi li faccio io, voi mandate in onda quello che voglio io, se no vi appilo tutti i canali. Vi otturo tutti i canali. Ah, benissimo. Voglio vedere se mi fanno lavorare. Annaggia. Ah, il 4 di bastone lo mettiamo qua. 4 tenore, 5, 6, bene. Amici, prima di presentarvi l'eccezionale ospite di stasera, permettete che vi canti una canzone. Veloce come il vento io correvo verso te, la strada sempre uguale, scompariva gli occhi miei, ma che serve volare?
sempre volare, quando l'amore non aspetta più te. Ti vedevo nello specchio, eri bella come allora, sembravi la regina del tramonto e dell'aurora, ma che serve volare, sempre volare, quando l'amore non aspetta più te. Ma nel fondo di ogni uomo la speranza sempre c'è, per questo che correvo come il vento verso te. Io volevo credere a un miracolo, chissà, io volevo credere a un miracolo, mamma, che serve volare, sempre volare, quando l'amore non aspetta più te. Io tornavo lentamente dopo aver visto te, la strada nel ritorno era lunga come mai, ma che serve volare, sempre volare, tanto il mio amore non mi vuole mai più. Se veloce come il vento io correvo verso te, piangendo come un bimbo io tornavo a casa mia, ma che serve volare, sempre volare, quando l'amore non aspetta più me. Cosa serve volare? A cosa serve volare? Quando noi brasiliani visitiamo un determinato paese, noi siamo trattati con molto calore, come se ci sentissimo in casa. E siamo molto contenti, molto felici quando possiamo restituire questa ospitalità. Il paese di cui parliamo è l'Italia. Già è presente in Brasile oggi qui con noi un spettacolare artista di gran successo. Gianni Raimondi! Stavo dicendo della grande allegria di ricevere un bravissimo cantante come te, d'un paese che mi ha accolto con tanta simpatia. Il nostro paese, il mio paese, è la tua casa. Grazie. Grazie, caro amico, ti prego, canta per noi. Farò del mio meglio. Siete pronti, ragazzi? Signore e signori, allora vi canterò una canzone del mio repertorio che si chiama Un mondo d'amore. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Uno non tradirli mai, anche dente, due non li deludere, credono in te, tre non farli piangere, vivono in te, quattro non li abbandonare, ti mancheranno quando avrai le mani stanche. Però è stupenda, che voce. Sto guaglione tiene una voce che scassa veramente in video, sai. E poi è pure simpatico. È Lil, è aggraziato. A me piace. Come cantante si capisce. E a te? Come uomo non interessa? Ma papà, che vuoi sapere? Ragazzo, non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei. Ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Uno non tradirla mai, ha fede in te. Due non la deludere, lei crede in te. Tre non farla piangere, vive per te. Quattro non l'abbandonare, ti mancherà. Un mondo
mondo d'amore. Bravo, veramente bravo. Oh, Maria Papà, dimmi la verità. A te questo giovane non interessa proprio, eh? Dimmi. Sì, papà, lo amo. Che non l'avevo capito io. Con tutte le pazzie che hai fatto. Voglio sapere un'altra cosa. È un amore vero o è il fuoco di paglia come il tuo solito? Questa volta per me è una cosa seria. Bene, bene, sono contento per te. E lui, che fa lui? Ti corrisponde? Sì, ma purtroppo è sposato. Ehi, ti preoccupi per questo. Figlia mia, oggi le mogli non sono più effettive. Si lasciano, si prendono, si rilasciano. E il matrimonio non è più una cosa seria, gioia mia. Si sposano a Roma, divorziano ad Acapulco, si risposano a Milano. Hanno voglia di dire che il denaro non fa la felicità. Il denaro, figlia mia, è tutto, tutto, te lo dico io, tutto. Ma questo è il giardino delle meraviglie. Qualcuno lo ha definito l'Eden, il paradiso terrestre. Doveva essere proprio così. Noi siamo Adamo ed Eva. È meglio abbondare. Papà! Chi è? Ah, sei tu. Hai avuto paura? No, no, che paura. Sei sola? Ho girato per tutta la villa, ma che cosa fai in cucina? Che si può fare in cucina? Sto cucinando. Ma il cuoco e la cuoca non ci sono? Oggi è giovedì, hai capito? È la loro giornata di riposo. Stanno fuori, allora io approfitto per cucinarmi il mio solito piatto di spaghetti alla marinara. Aglio, olio, pomodoro, prezzemola, oliva e chiapparilla. Oliva e capperi. Viva l'Italia e la pomarola italiana. Che bella cosa. Lo so, figlia mia, a te questa roba non da piace, ma io non ce la faccio più. Sono 30 anni che mangio sempre feciolato, corasco, gamberetti, gamberon dell'Atlantico, che poi sono i gamberi nostri. E che sa che roba è? Mai un poco di baccalà, un poco di stocco. Ma papà, così offendi il benessere. Per carità, io non offendo nessuno. Posso offendere il benessere io quando il benessere porta i miliardi? I miliardi portano il benessere? Oh, ma gli spaghetti alla marinara, a me chi me li porta? Se non li faccio io, questi non me li porta nessuno. Assaggio per piacere, per sfizio, voglio farti sentire che cos'è questo sughetto. No, papà, devo dirti una cosa importante. Che è successo? Il tuo Gianni ancora non ti ha corrisposto? Al contrario. E allora assaggio. No. Ma perché fai sta faccia? Sua moglie può arrivare da un momento all'altro. E va bene, la blocchiamo. Assaggio. No. A blocco papà. Ma come la blocchi? Oh, Maria mia, non mi sembri più mia figlia. Tu mi metti paura. Non sai combattere, non sai ottenere. In questi casi sai che cosa si fa? Si scrive una bella lettera. Gentile signora, io e vostro marito ci amiamo, voi siete di troppo. Che vogliamo fare? Uno scandalo, una scenata, una tragedia? Se ve ne uscite dalla nostra vita in punta di piedi, noi vi offriamo 100, 200, magari 300 milioni. Cordiali saluti, arrivederci. Ma credi che rinuncia suo marito così, come niente? Ah, tu 300 milioni li chiami niente? Figlia mia, ricordati che il matrimonio è un rapporto di lavoro che si può risolvere da ambo le parti, previa liquidazione. Ma io non avrò mai il coraggio di scrivere una lettera. E non ti preoccupare, magari la lettera la scriva papà. Poi la facciamo firmare dalla segretaria. Ma adesso mi devi fare il piacere, devi assaggiare questo sughetto che ha fatto papà. Su. Com'è? Lo sapevo. Io dovevo fare il cuoco, invece niente, miliardario. Pronto? Sì? Ho chiamato io, sì?
Signor Raimondi, al telefono da Roma. Può parlare dal bar. Scusami, Maria. Pronto? Gianni! Sei tu? Sì, sono io, come stai? Benissimo, tesoro. Ho cantato alla televisione e ho avuto un grande successo, sì. Dovevo cantare una canzone e ne ho cantate tre. Bene, aspetta, aspetta che ti devo far sentire una cosa. Senza te, senza me, che si fa? Ma questa è la mia canzone. Sì, sì, amore, un grande successo. Pensa che in due giorni hanno già venduto 100.000 copie. Come? 100.000, aspetta. 100.000 copie in due giorni. Sono felice, Laura. Sono emozionato come fossi alla mia prima canzone, credimi. Sono contenta, amore, perché d'ora in poi avremo bisogno di tanti soldi. Perché, Laura, cosa c'è? Nuovi debiti? Ma no, fra poco non saremo più in due, saremo in tre. Cosa? Sì, amore, aspettiamo un bambino. Un bambino? Ripetilo, amore. Un bambino, com'è possibile? Ma allora non ti muovere, stai riguardata, stai a letto, fai fare tutto a Lina, riposati tu e non ti muovere. Non preoccuparti, Lina non mi lascia muovere neanche un dito. Tu pensa al tuo lavoro, che al bambino ci pensiamo noi. Ancora pochi giorni, Laura. Appena finito qui a Rio, corro a casa da te. Ciao, amore. Ciao. A presto. Ciao. Maria! Lo sai che aspetta un figlio? Non io, mia moglie. Complimenti. È meraviglioso. Ho voglia di abbracciare tutto il mondo, di gridare, di correre, di cantare. Su, brinda con me. No, Gianni. È una gioia tutta tua questa. E non devi dividerla con nessuno. E poi, io sono la meno indicata. Scusa. No, sono io che ho sbagliato. Auguri, Gianni. E anche per tua moglie. Barman? Parla italiano, lei? Sì, signor. Quanto champagne ci vuole per ubriacarsi? Dipende dal soggetto, signor. Se è bevitore forte o bevitore medio. Beh, io sono astemio. Ah, allora basta una coppa. Me ne porti due bottiglie, eh? Bene, signore. No, caro Edoardo. Tu il coppatillo non lo devi mai dimenticare. Se no, perde la roba, capisci? Sì, signor. Obrigato. Metti giù, puoi andare. Ma, signorina Maria, che cos'è successo? Papà! Maria, ma tu stai piangendo? Quella lettera l'hai spedita? Ma sì, certo, a quest'ora già l'avrà ricevuta. Che cosa abbiamo fatto, papà? Perché? L'hai detto a lui? E lui non è d'accordo? Ma no, lui non sa niente. E allora? Aspetta un figlio. Un figlio? Eh no, quando ci sono i figli il matrimonio non è più un rapporto di lavoro che si può risolvere con una liquidazione. Era felice, papà, quando l'ha saputo. E adesso quella lettera... per colpa mia. Non è colpa tua, la colpa è mia. Sono io che ho sbagliato, con te, con me stesso. Ho sempre creduto che il danaro fosse tutto e l'ho fatto credere anche a te. E io che ho mangiato pane e lacrime. Io che avrei dato la vita per non vederti mai piangere. E invece... Ma sono contento perché tu stai piangendo col cuore dei poveri sul dolore degli altri. Non per l'amore che questo vecchio pazzo si era illuso di comprarti.
La chiamano da Roma. È urgente. Da Roma. Grazie. Sono Gianni. No. No. Non è possibile. Sì, parto subito. Parto subito. Il primo aereo per l'Italia. Va bene, signore. Quando parte? Per Roma? Alle 23:15. Ma io non posso aspettare. Mia moglie sta molto male. Non posso aspettare. Signor Da Costa, non posso aspettare. No, Gianni, mia moglie sta molto male. Io devo partire. No, su, non ti preoccupare. Partirai col mio aereo personale. Stasera starai a casa. Su. Su, ragazzo mio, stai tranquillo, vedrai, andrà tutto bene. Te lo dice Giuseppe Da Costa. Detto Giuseppe. Su, andiamo che non c'è tempo da perdere, vieni. Andiamo. Un momento. Andiamo, Mendoza. Se dovessero ritelefonare, dici che sono già partito. Un momento, vediamo. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Incolla la mano sopra un clacson. Passa Da Costa. È il signor Raimondi? Sì. Ecco il professore. Come le ha telefonato il mio assistente a Rio, o la madre, o il bambino? La madre. Mia moglie, voglio Laura. Professore, venga, presto! Che dire, il mio bambino, non è morto di me, salvate il mio bambino. Oh, oh, povera signora mia.
Portatelo via, non lo voglio vedere. Portatelo via, non lo voglio vedere! Vada a vedere il bambino. E poi vada dalla madre. Ma solo per pochi minuti. Non possiamo affaticarla. I miracoli avvengono qualche volta. Senza te, senza me, che si fa? Quando il sonno non c'è, si può piangere. E sento sul cuscino il cuore mio che batte e disperatamente cerca. Su di te, su di te, senza me passerò le mie sere.